arriva e anche quest'anno parte la stagione. Da Di Maro Folgari, da con tantissimi, tantissimi tifosi ad attendere i partenopei. Questa è la folla di tifosi su due ali ad aspettare i due pullman che sono arrivati a Verona e adesso arrivano a Di Maro Folgarida. C'è già Tommaso in prima fila, maglia eBay bianca, divertito dai tantissimi tifosi presenti. E parte il coro dei campioni d'Italia. I primi azzurri scendono, c'è Diego Demme con Edoardo De Laurentiis, fra i primissimi a scendere. Saluta tutti Edo De Laurentiis, subito dietro anche mister Rudy Garcia che arriva, salutano i tifosi, parte l'avventura di mister Garcia. Grande mister, un saluto! Ed è dietro insomma tutti gli azzurri, come abbiamo detto tantissimi giovani, Mario Rui arriva, Mario Rui che ha tolto tutta la barba, grande novità, ma c'è anche Matteo Politano che arriva adesso, c'è anche Baretin fra i ragazzi, Diego. Diego Demme che saluta, arriva in questo istante, i giovani della primavera, eccoli qui che arrivano, c'è Hubert Idasiak che anche questa stagione è qui a Di Maro e devo dire sempre stato fra i protagonisti della stagione di Di Maro degli azzurri. Eccoci qui, Mattias Olivera, Zerbin, c'è anche Giuseppe Ambrosino, Folo Ruscio, che è sempre stato fra i protagonisti di questo ritiro, Colli Sacco, bello alto direi, Nikita Contini e Gianluca Gaetano, insomma, anche Zedatka, questo l'arrivo degli azzurri, Nikita Contini che saluta e arriva Zedatka in palese con Jesus, dei leader con Giuseppe Santoro, team manager, divertito come sempre. Eccolo qui l'arrivo di Juan Jesus, degli altri ragazzi del Napoli e lì c'è anche Gianluca Gaetano che saluta i tifosi, arriva adesso Gianluca Gaetano. Questo è il momento dell'arrivo di Gianluca Gaetano, lui che per infortunio è stato fermo per un po', e chiaramente adesso ricomincia la riabilitazione proprio da qui. Ma questo l'arrivo degli azzurri vuol dire tanto entusiasmo per il gruppo azzurro, parte questa nuova avventura, parte questa nuova stagione, ci siamo, si riparte e insomma ce ne sarà di cose da raccontare nel corso di questa nuova stagione degli azzurri. Sono arrivati praticamente tutti, questo è l'ingresso che vi mostriamo dell'hotel Rosatti dove ci sono praticamente tutti azzurri. E adesso chiaramente mancano i nazionali che come vi abbiamo raccontato arriverà intorno al 18 di luglio e si chiude così in questo momento termina l'arrivo degli azzurri, parte il ritiro di Di Maro 2023 e adesso chiaramente possiamo restare qui con le immagini, caro Vittorio, ok ci siamo, arrivo degli azzurri, devo dire c'era grande attesa per Gianluca Gaetano, Juan Jesus, devo dire che la novità è stata sicuramente...